Continuano gli incontri tenuti dal Movimento 5 Stelle di Agropoli con candidato a sindaco Consolato Natalino Caccamo in vista delle prossime elezioni comunali previste per l'11 giugno. Dopo l'incontro tenutosi lunedì scorso presso Palazzo Dogana, al quale era presente anche Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera dei Deputati del Movimento 5 Stelle, ieri gli attivisti hanno incontrato gli agropolesi in località Madonna del Carmine. Però sta procedendo molto bene, troviamo molto riscontro da parte della cittadinanza, il nostro programma è sentito, è partecipato, è commentato, è vissuto. Stiamo passeggiando per tutte le contrade della città, oggi siamo a Madonna del Carmine, la settimana prossima saremo al Moio, al centro storico, poi non senza lasciare le vie suburbane come la via Salvo d'Acquisto, via Pia Decima. Insomma, la nostra campagna elettorale è una campagna elettorale di confronto, di ascolto reale e di proposizione attiva. Io cerco di dire sempre che quando usciamo da casa nostra entriamo di nuovo a casa nostra, quindi anche se stasera siamo in un'attività privata, noi ricordiamoci sempre del concetto che non appena usciamo di porta entriamo a casa nostra. Questo concetto chiaramente ci ha spinto ad avere attenzione verso i beni comuni ed essere vicini verso le cose a noi care. Prima eravamo abituati al concetto di delega e a non occuparci direttamente delle nostre cose comuni. Questa cosa purtroppo non ha funzionato e ha dovuto, come dire, è cresciuto in noi un senso di appartenenza, di protezione verso le cose che ci circondano e ha fatto nascere l'impegno civico, l'impegno diretto verso la cosa pubblica. Questo gruppo da 5 anni ha iniziato l'attività su questo territorio, non facile, perché questo territorio è il territorio chiaramente della paura, ma non lo è, perché chiaramente è una più che altro una soggezione verso la cosa pubblica e verso chi detiene l'amministrazione di città che ha scambiato l'amministrazione con la gestione del potere. Per cui questo gruppo da 5 anni lavora sul territorio partecipando alle assemblee civiche, partecipando ai consigli comunali, facendo proposte, effettuando denunce. Insomma, noi in tutto questo tempo le carte le abbiamo lette, però oggi abbiamo pensato che sia il momento di scriverle queste carte e cambiare il destino della nostra città. In questi 5 anni ricordo che la prima volta che Luigi Di Maio è stato qua ad Agropoli è stato perché io stesso fui minacciato di morte severamente, ma la cosa non ha fermato le attività di questo gruppo, perché è proprio nei momenti di difficoltà che bisogna vedere il fegato delle persone e il coraggio di andare avanti.